Quando cercate un'etichetta dovete stare attenti che l'etichetta che avete contattato e che magari vi ha risposto anche positivamente sia una vera etichetta. Che cosa succede dopo che uno manda una richiesta ad un'etichetta? Può esserci nessuna risposta, ok? Può esserci una mail di risposta in cui vi dicono che ascolteranno il materiale ma poi spariranno. Può esserci un interessamento e addirittura può esserci anche chi vi manda già il contratto. Ok, state attenti ai contratti. Se vedete che un'etichetta vi manda un contratto, e questo contratto, io ho visto contratti assurdi in cui l'etichetta non ha nulla da offrire, ma in realtà vi stampa i dischi, vi fa comprare i dischi a voi, tipo ti stampo tot copie, però ne devi comprare 200 a 5 euro, e già sono 1000 euro. Praticamente ve li stampate voi, poi devi cederli tutte le edizioni, poi prenderai X soldi per copia, ma solo se raggiungerai una soglia. Sotto quella soglia non prenderai niente. Sono contratti un po' truffa, ok? State molto attenti. Ok, poi ci sono quelli che vi mandano un preventivo, ok? Che hanno dei pacchetti. Che ci può anche stare, tu registri se hai bisogno, valutate se hai bisogno di registrare, non sai da chi fare questo, da chi andare, non hai amici musicisti. Questa gente ti propone di andare nel loro studio e uscirà il disco per la loro etichetta che è collegata al loro studio di registrazione. Poi collaborano con quell'ufficio stampa e quindi la promozione sarà seguita da loro per tot euro. Però potreste accettare, però anche in questo caso è un po' un acquistare un servizio. Io penso che quando uno cerca un'etichetta stia cercando una realtà con cui crescere, ok? Con cui musicalmente fare nuove esperienze, che ricevere una mano che può essere sia a livello, una mano a livello di energia che economica, ok? Quindi non vi accontentate, se vi arrivano delle proposte positive, ma che sono tra quelle che ho elencato prima, lasciate perdere, aspettate, continuate voi da soli. Continuate voi, andate avanti per la vostra strada. Poi, cioè, è preferibile. Poi, se arriva la proposta giusta, con l'etichetta giusta che è realmente interessata e vi propone di incontrarvi, vi dice molto onestamente: guarda, noi possiamo darti questo, questo e questo, in cambio vogliamo questo. Poi, soprattutto, no, guardate, che artisti hanno prodotto, in modo da vedere se c'è sintonia anche a livello artistico. E se tutto questo c'è sintonia, c'è un buon accordo, c'è da parte loro una buona impressione, nel senso che vi sembrano persone che non promettono la luna, ma che vogliono lavorare e crescere insieme, buona fortuna.